umanità, affrontando e superando dubbi e difficoltà. Uomini lungimiranti e coraggiosi più che mai, condottieri e capitani, con soldati e marinai, tutti quanti sostenuti dalla ferrea volontà di esplorare nuove terre, navigando un po' più in là. Imbarchiamoci per un grande viaggio, sali a bordo che si parte già. Lungo il viaggio scopriremo continenti e civiltà, incredibili e bellissime città. Soffia il vento, soffia nelle vele delle navi. Oh, 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 oh. Imbarchiamoci per un grande viaggio, sali a bordo, manchi solo tu. Lungo il viaggio scopriremo continenti e civiltà, incredibili e bellissime città. Imbarchiamoci per un grande viaggio, soffia il vento, soffia nelle vele delle navi. Oh, 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 oh. Un piccolo villaggio di pescatori in Portogallo. Grazie mille dell'aiuto, Vasco. Ah, che stanchezza. Che ne diresti di farci un giretto? Sì, va bene. Quella è la barca di Pedro e tiene benissimo il mare. Si parte! Ehi, ma cosa fate? Con questo vento come facciamo a tornare a riva? Ah, non preoccuparti, sono bravo al timone. Il vento ci spinge al largo, guarda, siamo già molto lontani. Ha ragione lui, su, torniamo indietro. Ma siete due fifoni. State tranquilli, ma... ce la facciamo. Non si può navigare contro vento, così è inutile, bisogna morteggiare. Lascia fare a me. Attenzione, stiamo per virare. Spostatevi sull'altro lato per fare da contrappeso. Presto! Che cosa succede, Pedro? Dei bambini hanno preso la mia barca e adesso sono in difficoltà. C'entra mio figlio, è stato lui? No, lui si era addormentato a bordo. Ma meno male che c'era anche lui. La manovra bene, sarà un bravo marinaio, ha del talento. Il ragazzino che abbiamo appena visto nel suo piccolo villaggio, vicino a Lisbona, farà molta strada, moltissima strada. Si avvicina la fine del XV secolo. Cristoforo Colombo sta per partire per le Americhe, le Indie, come le si credeva allora. Gli uomini si spingevano sempre più lontano, per mare o per terra, come Pero de Covila, spia del re Giovanni di Portogallo, sulla rotta delle Indie e delle Spezie. Pepe, Zenzero... cannella, chiodi di garofano, zafferano, noce moscata. Le spezie a quell'epoca erano preziose e molto care. Molto care? Non capisco il perché. Si comprano dal droghiere per poche monete. Ai nostri giorni, sì. Ma a quei tempi era tutta un'altra cosa. Ad esempio, ad ogni scalo bisognava pagare i diritti doganali. E quando le spezie giungevano finalmente a Lisbona... Buongiorno, vorrei del pepe e della noce moscata. I prezzi sono aumentati, il trasporto e le imposte costano una fortuna e ci sono persino le imposte sulle imposte. Tutto ciò finirà per soffocare i piccoli commercianti. Quant'è? Oggi il pepe vale la metà del suo peso in oro, mi spiace. Cosa? Ma questa è una follia. Ma non ho scelta, ne ho bisogno. E la noce moscata vale il suo peso in oro? Che ci volete fare? È colpa delle tasse. È incredibile. Hai visto, papà? Ma è ridicolo. Lo so, hanno dei prezzi esorbitanti, è vero. Perché non andiamo a prenderle noi con le navi? È impossibile, figliolo. Non sappiamo né dove né come procurarcele. Alcuni marinai dicono che bisognerebbe costeggiare l'Africa, ma nessuno osa farlo. Si dice che il mare sprofondi nel vuoto e che dei mostri marini distruggano le navi. Ma il capitano Gomez si è spinto lontano e ha appena superato l'equatore. Ma
Papà, quando sarò grande io avranno già scoperto tutto. No, di quello non devi preoccuparti. Non si è ancora arrivati in fondo all'Africa. E figurati in India. Dopo l'equatore c'è l'ignoto e la stella polare scompare. Ah, dici davvero? Sì, tu la conosci la stella polare, non certamente, è vero? Certamente. Pedro mi ha spiegato tutto riguardo le pentole. Ma cosa c'entrano le pentole? Adesso ti spiego. Guarda lassù il cielo. Vedi quelle stelle? Quella è l'Orsa Maggiore. Prolungando di 5 volte la distanza che separa le ultime 2 stelle della pentola, si arriva alla stella polare, che indica il nord. E la pentola piccola è l'Orsa Minore. L'ultima stella del manico è la stella polare. E tu sai perché la stella polare non si vede più avvicinandosi all'equatore? Penso di sì. La Terra è rotonda, quindi se si scende verso sud, la stella del nord non è più visibile. Finché un giorno il giovane Vasco si imbarca come mozzo su una nave, a modo così di partecipare a numerose spedizioni. Qualche anno più tardi, un suo caro amico, Bartolomeo Dias, sarà il primo a raggiungere il sud del continente africano. E il Capo Tormentoso diventerà così il Capo di Buona Speranza. Vasco, evviva! Congratulazioni, hai raggiunto l'Oceano Indiano. Ti rendi conto di cosa hai fatto? Ti sei spinto là dove nessuno era mai stato. Avrei potuto spingermi più lontano e circumnavigare l'Africa. E chi lo sa, forse raggiungere le Indie, ma il mio equipaggio si è rifiutato. Gli uomini erano terrorizzati. Tu sai chi è quel tizio? Lo conosci forse? Sì, è un capitano genovese. Il suo nome è Cristoforo Colombo. Vuole convincere il nostro re che è possibile raggiungere le Indie dai mari d'Occidente. Dai mari d'Occidente? Ma è una follia! Se arriverà alle Indie costeggiando l'Africa, che cosa ne sarà del mio progetto? Fantastico, è proprio ciò che ci occorreva. Avvicinatevi e date un'occhiata a questa mappa. È un documento segreto che rappresenta quel che sappiamo sul mondo. È stata disegnata dal qui presente astronomo Abraham Zacuto Ben Samuel in base alle informazioni che ha raccolto Pero de Coviglia sull'India. Informazioni preziose. Le Indie? Ma nessuno c'è mai arrivato per via mare. Pero de Coviglia ha raggiunto l'Arabia ad orso di cammello. Gli arabi lo hanno lasciato passare. È diventato lui stesso un arabo. Allora, quando ho costeggiato l'Africa, ero più vicino alle Indie che al Portogallo. Sì, in base ai miei calcoli avreste potuto arrivarci in meno di un mese. Ah, tutta colpa del mio equipaggio. E qui che cosa c'è? È una terra scoperta da uno dei miei capitani. Si tratta di un gran segreto. Vi prego di non farne parola con nessuno. Come? Non sono le Indie? No, è una terra nuova dove non c'è né oro né spezie, ma un legno rosso come la brace. Per questo l'abbiamo chiamato Brasile. E quel comandante genovese che pensa di poter giungere alle Indie dall'ovest, come avete detto che si chiama? Cristoforo Colombo. Lui si sbaglia. Per le Indie bisogna circumnavigare l'Africa e dirigersi a est. Maestà, capisco perché vi state rifiutando di finanziare la sua spedizione. Mi fido soltanto di voi, dei capitani portoghesi. Colombo adesso sta cercando di vendersi agli spagnoli. Il 12 ottobre 1492, dopo 36 giorni di navigazione, Cristoforo Colombo tocca terra. Lui pensa di essere arrivato in India, ma in realtà ha scoperto un nuovo continente, che in seguito prenderà il nome di America. Ferdinando, re di Spagna, e la regina Isabella si rivolgono al Papa Alessandro VI. Vostra Santità, occorre proteggere gli interessi spagnoli e cattolici a ovest dell'oceano. Anche voi siete spagnolo, quindi capirete il mio appello. Scrivi, io Alessandro VI dichiaro che tutte le terre scoperte da Cristoforo Colombo appartengono alla Spagna e quelle scoperte a occidente delle Azzorre saranno da considerarsi spagnole, va bene così? Sì, Sua Santità. La questione è definita. E ora dammi il sigillo. Ormai la pergamena viene consegnata al re del Portogallo. Eh no, io non sono affatto d'accordo. Guardate, gli spagnoli vogliono accaparrarsi tutto. Andrò di persona a parlare con Ferdinando e Isabella per dirgli come la penso. Dammi l'altra mappa. Ascolta, Giovanni, il Papa lo ha stabilito con un decreto. La Spagna è un paese vasto, quindi le spetta la fetta più grande, mentre il Portogallo è molto più piccolo, hai capito? Beh, io non sono d'accordo. Se necessario, useremo la nostra flotta potente e ben armata. Non dimenticarlo. Parla, che cosa vuoi? Chiedo che la linea di demarcazione passi in questo punto. E tu cosa ci guadagneresti? Lì c'è solamente l'oceano, comunque contento tu. E così, con il contratto di Tordesillas, il Portogallo si assicura il Brasile, di cui gli spagnoli ignoravano l'esistenza. Ah.
Bene, ho preso una decisione. Vasco, tu assumerai il comando della spedizione alle Indie. E tu, Paolo de Gama, comanderai una delle mie navi. Tu, Abraham, insegnerai ai miei capitani la conoscenza delle stelle nell'emisfero meridionale. Bartolomeo, con la tua esperienza, ti occuperai di tutti i preparativi. Navigheremo seguendo la Croce del Sud. Emanuele, cugino mio, presto diventerai re. Non dimenticare mai che il futuro del Portogallo si trova al di là dei mari. Carne salata, biscotti, lenticchie, sardine, prugne, mandorle, cipolle, aglio, senape, zucchero, miele, farina, c'è tutto. Ci sono. Sono riuscito a farmi ingaggiare. E sulla nave che trasporta le provviste. Penserò a tutto quanto io, puoi starne certo. E io organizzo per loro una bella accoglienza in Africa. Gli spagnoli pagano bene. Tieni, è per te. La Chiesa dona la salvezza eterna agli uomini coraggiosi che partono all'avventura per la gloria della nostra patria. Il vento ci è favorevole. Timoniere, rotta a sud. Barra dritta, avanti! E così una piccola flotta portoghese partì al comando di Vasco de Gama in direzione sud, lungo la costa africana. Seguendo la costa il viaggio è più corto e più sicuro. Ma i venti sono irregolari e le correnti un ostacolo. Beh, non seguirò la costa. Farò questa rotta puntando verso sud secondo i venti favorevoli. Il mare aperto a 1000 miglia dalla terraferma è troppo rischioso. Ma sì, forse hai ragione. Che Dio ti accompagni. E così Vasco de Gama prese il largo. Nel frattempo, da Lisbona... Sì, lo so, effettivamente me ne rendo conto. Sarà uno scherzetto da ragazzi. D'accordo, si parte. È rischioso, ma ce la farò. E hop, prendimi sulla tua barca. Su, veloce, fa come ti dico. Ah, la stella polare. Come dite, capitano? Su, forza, vieni a vedere. Dai. Quella è la stella polare. Indica il nord, ma presto sparirà perché siamo vicini all'equatore. E allora, come farete a governare la nave, capitano? Beh, lo capirai quando sarà il momento. Come ti chiami? Miguelito, e sogno di diventare un navigatore. Te lo auguro, figliolo. Timoniere, rotta sud-sud-ovest. Come dite sud-sud-ovest, capitano? Ma così ci allontaniamo dall'Africa. Esattamente, rotta sud-sud-ovest. Barra a bordo! Ecco fatto. Non capisco, perché hanno virato a destra se l'Africa è a sinistra? Non hanno virato a destra, ma a dritta. Il mare a destra si dice a dritta e a sinistra si dice a babordo. Vabbè, non cambia. Perché hanno virato a dritta se l'Africa è a babordo? È una decisione audace, ma basata sulle osservazioni fatte da marinai portoghesi. Vasco de Gama punta sul mare aperto per evitare i venti e le correnti contrarie vicino alla costa. Siamo in mezzo all'oceano da 10 settimane. Il capitano vuole farci fare una brutta fine. È vero, dobbiamo tornare indietro. Potremmo fare un ammutinamento. Giusto, io sono d'accordo. Bravi. Ci sono novità, capitano? Guarda, il sole di mezzogiorno è basso all'orizzonte perché abbiamo superato il tropico del Capricorno. Ci troviamo qui. Quindi dobbiamo virare a babordo e andare a Esattamente, hai indovinato. Forza, dai l'ordine, vai. Io, capitano. Virare a babordo, si va verso est. Un momento, piccoletto, adesso ti metti anche tu a dare gli ordini. È un mio ordine. E lo ripeto, virare a babordo, rotta ad est, forza. Subito, capitano, agli ordini, capitano. Nel frattempo, dall'altra parte dell'Africa... Senti, è ancora lontana Mombasa? 3-4 settimane, ma tanto non c'è fretta. Lo dici tu. Sono 3 mesi che siamo in mare aperto. Secondo me è una pazzia, finiremo per perderci. Lasciamoli cambiare idea. Oh,
Oh, santo cielo, guardate! Sono alghe, siamo vicini alla terraferma, getta lo scandaglio! D'accordo. 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110. Il fondale qui è profondo più o meno 110 braccia. Un'impresa straordinaria che nessuno aveva mai compiuto. 3 mesi in mare aperto con le stelle come unico punto di riferimento. E Vasco di Gama toccò terra più o meno dove si era prefisso di arrivare, vicino al famoso capo di Buona Speranza. La gioia esplose tra l'equipaggio. Andata buca, caspita, ma non è detta l'ultima parola! Avanti, senza paura! Remate, ragazzi! Si resta qui qualche giorno per riparare le vele e fare le provviste. Forza, al lavoro! Cosa? Coraggio, avvicinati. Vieni. Vuole tornare a casa sua. Dai, riportalo a terra. È gente molto cordiale e simile a noi. Sarebbe bello se riuscissimo a intenderci con loro. Fermo, aspetta un momento. Ascoltami bene. I portoghesi sono cattivi, molto cattivi. Vogliono rubare le tue collane, i tuoi braccialetti. Dovete colpirli con le vostre armi, hai capito? Così, guarda. Non preoccupatevi, non è niente, è solo un graffio. Comunque non capisco, sembravano animati da buone intenzioni. Beh, pazienza, abbiamo caricato tutte le provviste. Si riprende il viaggio, in rotta verso sud. Guarda laggiù, figliolo. Quello è il posto dove si è fermato Bartolomeo Diaz 10 anni or sono. E da allora nessuno è andato più lontano? No, nessuno. Bisogna mostrarsi cordiali. Andiamo. Tieni, è per te. Oh. Ora ci penso io. Succede, capitano? Capitano, venite a vedere! Ah, meno male! Se il mare fosse stato più profondo, avremmo perso tutto! Non possiamo lasciare qui il relitto. Dategli fuoco! Che disdetta! Un altro buco nell'acqua! Per te! Grazie! Tra qualche giorno arriveranno qui delle navi con a bordo dei portoghesi. Tenete. Trasportano stoffe preziose, oggetti di valore, oro. Se seguirete le mie indicazioni. Bene, domattina scenderemo a terra. D'accordo. Ehi! Via! Svegliatevi, pirati! Ci sono i pirati! Questa ha delle informazioni. Levare l'ancora. Dice che è arrivato uno spagnolo 2 giorni fa e che ha assoldato dei banditi perché attaccassero le nostre navi. Voglio assolutamente sapere qual è la città più vicina a nord. Avanti, chiediglielo. Malindia, 30 leghe da qui. Va bene, si parte. Quella è una nave da guerra, è armata. Hai visto? Hanno i cannoni, non possono essere i mori, devono essere per forza indiani. Può darsi che siano dei cristiani delle Indie. Fai sparare i cannoni. Fuoco! Fuoco!
Sì, sono indiani, ormai siamo vicini alla meta, ma ci serve un pilota che conosca la regione. È incredibile, hai visto che lusso? Parla a bassa voce, scommetto che è il re di questo paese. Vai a chiamare Ahmed, il nostro interprete. Musadmana Musigonon. Ti auguro il benvenuto e invita te e i tuoi amici a partecipare a una grande festa organizzata in vostro onore. Chiedigli se mi procura un pilota che ci guidi sulla rotta dell'India. Gambarodan Gajemondo Gamadase Gamadere. Darazure Marikatu Akareta Arbatse Kadusisa. Oh? Ahmed, allora, dov'è questo pilota, eh? Prima deve terminare la festa. Non bisogna mai avere troppa fretta. Insomma, arriva sì o no? Abbiate pazienza. Ahmed! Insomma, Ahmed! Adesso basta, seguitemi. Andiamo. Il sultano cerca il suo consigliere, un tipo alto con la barba, l'avete Eccolo visto? Eccolo qui, digli che avrà il suo consigliere in cambio di un bravo pilota. Il sultano ti manda il pilota più esperto del mare delle Indie. Conosce tutte le correnti, gli scogli, gli atolli e i banchi di sabbia. Si chiama Ibi. Ah, bene, faccio liberare subito il consigliere. Dove pensi di andare, Ahmed? Beh, la festa non è ancora finita. No, ti sbagli, per te è finita e come? Si parte fra un'ora. Tu, riporta a terra il consigliere e chiama a raccolta i nostri marinai. Bene, vediamo se effettivamente questo pilota ci sa fare. Che mi indichi la rotta su questa carta. Care monale botalan calaia. Bisogna andare a nord-est. Prego, a te l'onore. Si va a nord-est. Pensaci bene, figliolo. Non hai dimenticato qualcosa? Eh? Oh sì, che sbadato! Levare l'ancora, si va a nord-est! Più avanti ci sono degli atolli e delle secche. Bisogna girarli verso il nord. La stella polare è di nuovo visibile perché stiamo tornando nell'emisfero settentrionale. Finalmente ci siamo, ecco Calicut. Dobbiamo farci annunciare a Samurin. E chi sarebbe Samurin? È il sovrano di questo paese, va matto per le cerimonie. Ah, un altro. Seguiamolo. È una festa incredibile. Che sfarzo. Deve essere un sovrano ricchissimo e molto potente. Non avevo mai guarda visto laggiù. Una tale abbondanza di spezie, pepe, noce moscata, zenzero e poi pietre preziose, diamanti, smeraldi, zaffiri, rubini. Guarda quel tipo col serpente. Altezza? Oh, Jacques. Torius amer abdamua uja li sha swa. Oh, what the said, what she mikiti jack. Vuole sapere le vostre intenzioni? Sì, certo, capisco. Riferisci al re che sono l'inviato di Emanuele I, re del Portogallo, e che desideriamo allacciare con lui degli amichevoli rapporti commerciali. Il sovrano dice che siete i benvenuti. Considera il vostro re un suo amico e gli invierà i suoi ambasciatori. Calicut nelle Indie. Marco Polo, dopo aver attraversato l'Asia, vi ha raggiunto 2 secoli prima. Trascorsero più di 100 anni e a Calicut fecero scalo le grandi giunche di Zenghe. Ed ecco Vasco di Gama. Grazie a lui, la via delle Indie è finalmente aperta. I tesori dell'Oriente affluiranno in tutta Europa. Le vie del commercio e della civiltà subiranno delle modifiche. Il viaggio di ritorno sarà difficile, molto difficile, e costerà la vita a molti uomini.
Il loro rientro sarà un trionfo. Che viaggio eccezionale! 12.000 chilometri, 3 volte più di Colombo, e in entrambi i sensi, sfidando venti e correnti contrarie. Possiamo aggiungere una nuova bandiera portoghese? Benvenuto. Secondo me è possibile navigare da qui a qui passando per Occidente. In pratica state dicendo... che si può fare il giro del mondo. Beh, è un'idea molto interessante. Come vi chiamate? Il mio nome non vi dirà molto. Mi chiamo Magellano. Sì, Ferdinando Magellano. Quanti uomini hanno scritto il libro dell'umanità, affrontando e superando dubbi e difficoltà. Uomini lungimiranti e coraggiosi più che mai, condottieri e capitani, con soldati e marinai.